Oggi siamo qui con l'undicesimo progetto dell'applicazione Arduino Kit Pemola. Oggi è un progetto un po' particolare perché facciamo un termometro con i LED. Adesso vedrete più chiaramente cosa intendo dire. Intanto nell'applicazione scritta in indonesiano, infatti poi commenterò lo sketch per questo motivo, anche per questo motivo, abbiamo una lista di componenti molto comoda, dopodiché abbiamo uno sketch elettrico, diciamo così, e uno sketch grafico in cui appunto si vedono i componenti eccetera eccetera. E poi appunto abbiamo lo sketch, come vedete sarebbe anche bello commentato, però il problema è che è commentato chiaramente in indonesiano. Quindi detto questo, direi che possiamo andare a vedere il progetto, commentare lo sketch, vedere il circuito eccetera eccetera. Oh, ed eccoci qui, mi sono preso circa 6 giorni di pausa dalla registrazione, per ora sono qui più forte che mai e direi di iniziare. Sketch veramente molto semplice, viene inclusa la libreria di ht.h che è la libreria di ht di Adafruit, poi viene definito il pin in cui il sensore di ht appunto verrà collegato, in cui il pin segnale del sensore di ht verrà collegato, che è l'8, e poi viene specificato il tipo di sensore di ht che è il DHT11. Poi viene impostata una temperatura di base dalla quale partire, poi vedremo per fare cosa. Dopodiché void setup, viene inizializzato il serial monitor, il monitor seriale appunto, ad una frequenza di 115.200 baud, e viene inizializzato il sensore DHT. Dopodiché qui vengono specificati i pin dove saranno collegati i LED. I LED vengono collegati dal pin 2 al pin 4, essendoci appunto 3 LED, vengono collegati sul pin 2, 3 e 4. E tutti questi pin sono in output, chiaramente, perché il LED deve accendersi, quindi gli serve una tensione in output, e i LED sono tutti spenti inizialmente. Dopodiché, sul void loop, dal sensore DHT viene letta la temperatura, e quindi ci torna utile la baseline temp, perché poi, partendo dalla temperatura baseline, che è appunto 30 gradi, anche se io vi consiglio di modificarla, metterla più bassa, perché qui è molto difficile avere 30 gradi a meno che non sia estate, però in questa stagione sicuramente non avremo mai 30 gradi. Qui nel caso non venga trovato il DHT perché magari abbiamo sbagliato qualche collegamento o qualcosa del genere, veniamo avvisati sul monitor seriale, molto comodo per capire se il tutto sta funzionando o meno. E poi sul monitor seriale viene letta la temperatura, in modo poi da farci capire come modificare questo, ma ripeto, dopo vedremo. E dopodiché si inizia, perché se la temperatura dell'ambiente è minore della temperatura baseline, specificata qui sopra, nessun LED si accenderà. Se invece la temperatura dell'ambiente è più alta di 2 gradi, appunto, della temperatura baseline, viene acceso solo un LED. Se la temperatura dell'ambiente è più alta della temperatura base, vengono accesi 2 LED. E se la temperatura è più alta di 6 gradi rispetto alla temperatura di base, vengono accesi tutti i LED. E poi ogni 2 secondi viene riletto appunto lo stato del sensore per capire quali LED possono essere accesi o spenti. Quindi questo è tutto, ora direi di andare a vedere il circuito, gli schemi e comporre il circuito insieme. Andiamo! Per questo progetto ciò che ci serve è la breadboard, l'Arduino e il cavo, dopodiché il sensore DHT11. Io non ho esattamente quello come ce l'hanno loro, io ho quello con la schedina, però comunque vi farò vedere lo schema e il cablaggio è quasi lo stesso, non ci sono problemi. Dopodiché 3 LED, non ha importanza il colore, potete anche farli 3 colori diversi oppure come volete. Di conseguenza 3 resistenze da 330 ohm e poi cavetti vari maschio-maschio. Questi sono gli schemi ufficiali. Invece questo qui è lo schema nel caso abbiate anche voi il DHT11 come ce l'ho io, ovvero la schedina con 3 pin. Il pin out della schedina con 3 pin è molto semplice. Abbiamo qui dove c'è la S, vediamo se riesco a mettere a fuoco, sì. Qui dove c'è la S significa che questo pin è il segnale, dopodiché abbiamo il positivo al centro e il negativo come ultimo pin. Intanto piazziamo i componenti sulla breadboard, ad esempio il DHT11 io lo metto qui, ma va bene chiaramente qualsiasi posizione. Dopodiché piazzo i LED
col piedino più corto che il negativo, sempre verso sinistra. Quindi ad esempio lo vado a mettere qui e vicini metto tutti gli altri LED. Adesso con la resistenza da 330 ohm andiamo dai negativi dei LED al negativo della breadboard, quindi in questo caso da qui a qui, così per tutti i LED. Ottimo! Ora dal primo pin del DHT11, che è quello del segnale, andiamo al pin 8 di Arduino, che è qui. Adesso in ordine andiamo dal positivo del primo pin al pin numero 2 di Arduino, dal positivo del secondo pin andiamo al pin numero 3 e dal positivo del terzo pin andiamo al pin numero 4. Ovviamente nulla toglie che voi potete fare il contrario, quindi partiamo dal primo pin, dal primo positivo. Andiamo al pin numero 2, quindi 0, 1, 2. Dopodiché andiamo dal positivo del secondo LED al pin numero 3, quindi quello subito successivo a quello che abbiamo messo prima, e dall'ultimo positivo andiamo al pin 4 di Arduino. Ora dal pin centrale del DHT11, che è appunto il positivo, andiamo al positivo della breadboard, e dall'ultimo pin del DHT11, che è il pin del negativo, andiamo appunto al GND della breadboard. E poi gli ultimi cavetti, dal 5V di Arduino andiamo al più della breadboard, forse è meglio che cambio cavo, quindi dal più di 5V andiamo al più della breadboard, e dal GND di Arduino andiamo al meno della breadboard, e poi rimetto questo cavetto che è comunque molto corto. In questo modo il circuito è completamente cablato e ora non ci resta che provare appunto se funziona. Ora non preoccupatevi se non si accende nessun LED, perché come ho detto prima dal computer dobbiamo modificare la temperatura. Ora, considerando che l'ultimo LED si accende solo quando ci sono 6 gradi in più rispetto alla temperatura dell'ambiente, chiaramente noi dobbiamo verificare la temperatura dell'ambiente aprendo il monitor seriale e mettendola sullo sketch di 6 numeri più bassa, quindi ad esempio se ho 18 gradi dovrò metterla a 12. Il LED intermedio si accende con 4 gradi in più rispetto alla temperatura dell'ambiente e invece il primo LED si accende con solo 2 gradi in più. Vado quindi ad aprire il monitor seriale di Arduino IDE. Ok, qui devo aver sbagliato qualcosa nel cablaggio. Ho sbagliato il pin del GND. Ok, quindi appunto come stavo dicendo vado ad aprire il monitor seriale che ora dovrebbe funzionare. Ok, come vedete ho in questa stanza 18 gradi, neanche farlo apposta, 17,90, 18 adesso, e quindi se ad esempio ora io nello sketch metto 12 gradi, quindi qui baseline temp 12, vado a caricare lo sketch, dovrebbero accendersi tutti i LED. Esattamente. Ora io qui ho 18 gradi, se ne metto 4 in meno, ovvero 14, si dovrebbero accendere solo 2 LED. Vediamo se effettivamente è vero. Quindi qui aumento di 2 gradi, metto 14 e carico lo sketch. Dovrebbero ora accendersi solo 2 LED, esattamente. E ora, ancora una volta, modificando e aggiungendo altri 2 gradi allo sketch, mettendo quindi 16, dovrebbe accendersi solo un LED. Esattamente.
Chiaramente se aumento, ad esempio metto 18 o anche già 17, si spengono tutti i LED e non se ne accenderà neanche uno perché non c'è nessuna temperatura soglia superata. Quindi spero che questo progettino vi sia piaciuto, senz'altro è abbastanza divertente. Se così fosse anche per voi, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Noi ci troviamo in un prossimo video. Ciao belli!